Filippo Sterre, quando la magia del cinema si fa corto. Monica Scattini, beh, un naso d'argento nell'84, un David nel 94 e... 10 anni in 10 anni, adesso che ci attendiamo? Ma adesso speriamo il César, non so. No, adesso ho fatto un film in Francia molto bello che si chiama Clo-Clo, che è la storia di Claude François, che è stato un cantante molto famoso in Francia negli anni 60-70. Io faccio la sua mamma, che era una italiana, e quindi insomma, un ruolo molto grosso, molto importante. Italiana toscana o italiana soltanto italiana? No, lei era calabrese in realtà. Sì, era... E come viene questa? Io certo non è che parlavo il francese con l'accento calabrese, però insomma avevo un accento, quindi quello era la cosa più importante. Ed è stato insomma, un bel ruolo, sono la protagonista femminile, quindi insomma, chissà, vedi, potrebbe arrivare qualche cosa dalla Francia. Cinema o TV? Come preferenze? Beh, preferenze in assoluto cinema, teatro e poi televisione, però sai, sono tutti gli aspetti del nostro lavoro, poi ormai la televisione si fa un po' come si fa il cinema, quindi diciamo abbastanza curata, certe fiction sono molto belle, quindi perché no, anche la televisione, va tutto bene, basta che si lavora. Si lavora e si tramanda, si insegna ai giovani, è importante anche quest'altro aspetto di Monica Scattini, vero? Sì, a me ho scoperto questa vena di insegnante che mi piace molto perché trovo che i ragazzi hanno un tale entusiasmo che ti fa tornare l'entusiasmo anche a te, io non l'ho mai perso, però insomma è bello e anche difficile perché io gli spiego sempre che stanno per intraprendere una carriera e un lavoro veramente difficile, durissimo, dove ci vuole una salute di ferro, due spalle così, una grande forza perché è dura, però insomma se poi uno ha il talento, ha l'entusiasmo e la voglia di fare, alla fine ce la fa. In questa edizione del festival si celebra il grande Ugo Tognazzi, come ce lo dipinge Monica Scattini? Ma io ho avuto la fortuna di conoscere Ugo, non ci ho mai lavorato insieme, però ho avuto la fortuna di conoscerlo nella vita ed era un uomo di grandissima intelligenza, simpatia, travolgente e un grande compagnone insomma di vita e poi vabbè sono molto amica di tutti i figli e quindi... proseguito insomma l'affetto che avevo per Ugo per loro e di lui appunto ho dei ricordi molto belli, di grandi mangiate, di grandi risate, di grandi discorsi intelligenti perché poi era un uomo comunque molto profondo insomma nonostante appunto facesse spesso e volentieri ruoli comici ma era un uomo di grande profondità, di grande cultura e quindi sono molto felice di essere qui a ricordarlo. Si parla quindi...